Buongiorno, bentrovati, bentornati a Tagadà Storie, lo spazio nel quale vi raccontiamo le vite di persone eccezionali, straordinarie. Cominciamo con il racconto di un'entomologa forense, vale a dire una scienziata che studia gli insetti per risolvere i crimini. La sua esperienza di vita e professionale è talmente forte che su di lei è stata costruita una serie televisiva, l'ha ispirata quantomeno questa serie. E poi un'altra storia eccezionale è certamente quella di Berengo Gardin, che è venuto a trovarci e ci ha raccontato di sé e attraverso le sue foto, lo sapete, uno dei fotografi più grandi d'Italia e non soltanto d'Italia. Bene, attraverso le sue foto in bianco e nero possiamo raccontare come è cambiato il nostro paese e come è cambiato il mondo. Ma per cominciare, una storia con una donna eccezionale, Ilaria Cucchi. Vi ricordate la sorella di Stefano? Stefano fu ucciso, diciamo massacrato di botte dai carabinieri e poi lasciato al suo destino. Questo ha stabilito una recente sentenza e si è arrivati a questa verità attraverso la determinazione e la forza di Ilaria Cucchi. Dunque, cominciamo da lei. Vi voglio parlare di una storia, insomma, una storia che mette abbastanza i brividi. Oggi Stefano Cucchi avrebbe 41 anni. La sua morte è avvenuta 10 anni fa. In questi 10 anni ci sono stati processi, inchieste, un numero impressionante di udienze. E io ho un ricordo personale molto forte, perché diversi anni fa venne a trovarmi Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, che per il fratello ha fatto una battaglia senza fine, senza risparmiarsi in energia, in volontà, in disperazione anche certe volte. Ecco, Ilaria Cucchi venne a trovarmi e mi diede delle carte. In quelle carte c'era tutto quello che era stato fatto a Stefano Cucchi. Io vi dico solo che dopo averle lette, ripeto, sono passati molti anni, sono rimasta senza fiato e ancora oggi ho il ricordo di quello che c'era scritto. Vi voglio far sentire, prima di farvi salutare Ilaria Cucchi e l'avvocato Anselmo, vi voglio far sentire le parole di Stefano, l'ultima volta che ha potuto parlare pubblicamente. Fatemelo sentire. Allora, adesso procediamo all'interrogatorio. Intanto mi dice il nome, il cognome, dove e quando è nato. Ma le dosi? Buongiorno, sono Cucchi Stefano, nato a Roma il 1 ottobre 1978. Sì. Sì, 78, mi scusi, non riesco a parlare bene. Bentrovata Ilaria Cucchi. Buonasera. Saluto l'avvocato Fabio Anselmo. Buonasera. Sono contenta che sia qua. Anche noi. Io ancora me le ricordo, quelle carte. Nel frattempo qualcuno si è schiantato al suolo. No, siamo tutti bene. Ancora me le ricordo le carte. Ancora mi ricordo la disperazione, la rabbia, no? Dei primi giorni, che è quella che ci ha accompagnato per tutti questi anni, fino a che non c'è stata la svolta, quella è il momento in cui finalmente sapevamo di non essere più da soli, ma all'inizio purtroppo era così. Durissimo. Eravamo soli, eravamo costretti a mostrare quelle foto, eravamo costretti a venire qui da te con quelle carte, perché in tutte le maniere si cercava, anche nelle più bizzarre, di negare l'evidenza, ossia Stefano non doveva essere morto di botte, ma doveva essere morto di qualcos'altro. E mi fate vedere l'immagine. C'è un'immagine che mi piace assai recuperare oggi, perché appunto io me lo ricordo come stava Ilaria, che cosa succedeva un po' di anni fa, e poi però c'è l'immagine di un carabiniere e di un bacionano. E me la fate vedere, la foto del 14 novembre, questa qua, perché da qua secondo me dobbiamo ripartire, no? Che immagine è, Ilaria? Beh, questa è un'immagine estremamente significativa, secondo me, soprattutto in questo momento. Intanto è significativa perché, a rispetto del fatto che si è voluto far credere per tanti anni, e tuttora da qualche parte ci si prova ancora, che poi ci arriviamo anche a quello, antipolizia, che c'è questa battaglia, questa guerra in corso tra la famiglia Cucchi e l'arma dei carabinieri e le istituzioni, il processo che sta per iniziare, ossia quello per i depistaggi, il cosiddetto processo TER, dimostra esattamente il contrario.
contrario, e cioè noi abbiamo costituito come parte civile al nostro fianco proprio l'arma dei carabinieri. Quel baciamano significa 14 che... novembre è una data particolare, perché il 14 novembre arriva una prima, come dire, condanna fortissima, 12 anni per due carabinieri, giusto? Sì, due carabinieri accusati del omicidio preterintenzionale di mio fratello Stefano Cucchi, che per anni era morto dalle scale, che per anni era morto di suo, che per anni era morto di droga. Allora, come c'era arrivata lei quel giorno lì? Il 14 novembre come stava? Yeah. È stati pochi giorni, eh? Io sinceramente stavo per svenire, erano 10 anni di vita, la nostra vita, 10 anni sono tanti, sono un'enormità, quanto siamo cambiati tutti in 10 anni, la nostra vita è distrutta, la nostra famiglia è devastata e lì si giocava tutto, non soltanto i sacrifici miei e della mia famiglia, ma soprattutto di Fabio, del dottor Musarò, del dottor Pignatone, tutti coloro che ci hanno creduto e che ci hanno messo l'anima per dimostrare che la giustizia può esistere davvero per tutti. E dicevo, quel baciamano è significativo perché io non credo che solo noi usciamo danneggiati da tutto questo, ma il danno grosso l'hanno ricevuto anche tutti i colleghi di questo carabiniere che non meritano di essere associati agli altri due che sono stati condannati 2 settimane fa. Seconda immagine, mi fate vedere la vignetta. Ci tengo molto a queste immagini perché secondo me raccontano tanto di quello che è accaduto. Questa è l'altra immagine, in cima alla parola giustizia c'è Ilaria che abbraccia Stefano. Magari. Frate, è fatta, grazie Ilaria. Sì, la promessa che gli ho fatto 10 anni fa, l'ultima volta che l'ho visto sul tavolo dell'obitorio, morto in quelle condizioni terribili. 10 anni fa ero una persona completamente diversa e mi fidavo talmente tanto delle istituzioni da mettere nelle loro mani quella che percepivo come un mio fallimento e quindi la salvezza di mio fratello. Quando l'ho rivisto in quelle condizioni ricordo che continuavo a fissare quel cadavere, continuavo a fissarne soprattutto l'espressione del volto che mi raccontava la solitudine e con la quale era stato lasciato morire e a chiedermi come era stato possibile, quale essere umano può aver ridotto in quella maniera un suo simile. E poi me lo sono guardato e ho pensato, Stefano, io ti chiedo scusa perché non t'ho saputo proteggere, ma non prima, in quei sei giorni quando era detenuto. Però ti prometto che non finisce qui. Onestamente non avrei saputo nemmeno da dove partire. Però quel giorno la sorella di Stefano ha avuto un'intuizione, ricordarsi di Federico Aldrovandi, che era morto a Ferrara qualche anno prima, e decidere che voleva proprio quell'avvocato, l'avvocato della famiglia di Federico. Allora, veniamo all'avvocato. Intanto... diciamo, un punto alla vicenda è stato messo, no? Sì, 14 novembre. Sì, un punto molto mi pare importante. Un punto importante. Non è finita, ma poteva esserlo. Perché se fosse andata diversamente, sarebbe terminato qui. L'iter giudiziario. In realtà... E a questo punto ci dice che cosa è successo a Stefano in quei 6 giorni? Ci dice che Stefano è stato picchiato, quello che abbiamo sempre detto fin dall'inizio, un violentissimo pestaggio, fratture, ematomi vari, sangue nei polmoni, sangue nello stomaco, cose che purtroppo magari qualcuno che vuole ricostruire i processi non si ricorda o si dimentica. Cioè, insomma, il panorama autoptico del povero corpo di Stefano era questo, è quello che poi è emerso durante il processo. È quello che mi ricordavo io presentare Ilaria. Sì, è questo. Ed è chiaro che purtroppo, anche attraverso purtroppo no, una carenza assistenziale dal punto di vista medico, non dimentichiamo che lo stesso 14 novembre è stato dichiarato prescritto il reato a carico di alcuni medici che lo ebbero in cura, il che significa che non sono stati assolti, ma sono stati soltanto dichiarati prescritti i reati da loro stessi commessi, confermando le statuizioni civili del primo grado. Ecco, questo mix... Non sono stati neanche condannati, mi faccio prendere... No, uno è stato assolto. E al termine del processo gli altri è stata dichiarata la prescrizione, che è una cosa diversa.
mi capisce, cioè non è stata dichiarata la prescrizione all'inizio del processo, è stata fatta è intervenuta la prescrizione. Era già intervenuta prima che iniziasse il processo d'appello, perché veniva da due diciamo annullamenti della Cassazione. Quindi nel momento in cui è stata disposta una perizia, è stata riaperta l'istruttoria, chiusa con la dichiarazione di prescrizione, vuol dire che quei medici sono responsabili. Prova ne sia che uno di essi, uno di loro, è stato assolto, mentre gli altri è stata dichiarata la prescrizione. Detto questo, ormai è chiaro che il mix tra la condanna degli, diciamo, dei carabinieri, quindi quel violentissimo pestaggio, e l'esito di quel processo in Corte d'Assise d'Appello, quel processo sbagliato che noi avevamo criticato e che comunque critichiamo lo stesso, con una causa di morte sbagliata, con tutta una serie di imputati sbagliati perché erano gli agenti di polizia penitenziaria, dicevo, quel mix di situazioni purtroppo ha provocato la morte di Stefano. Stefano non è morto per colpa sua e non è morto, che se ne dica, per colpa dei suoi familiari. Senta, 186 udienze si è fatto lei? Sì, 186 udienze, e domani ce ne saranno altre due. E quando stava lì, che è arrivata quel primo punto, quella prima certezza, come si è sentito? Beh, Ilaria voleva svenire. Ecco, lei? Io, siccome qualche anno più di Ilaria, stavo morendo. Addirittura. No, ma sul serio, non è... Se fosse andata diversamente, sarebbe stato un atto di ingiustizia profonda. Non so se sarei stato ancora in grado di fare la mia professione e di crederci ancora. Possiamo dire che in questo disastro, in questi 10 anni, che io non oso neanche immaginare, Ilaria lo sa, io faccio molta fatica a parlare di questa cosa perché non riesco, cioè se solo provo ad immedesimarmi mi sento male fisicamente. Però in questi 10 anni una cosa buona è successa, ed è la vostra. No. Sì, io dico sempre, mentre Fabio spesso ha ripetuto che avrebbe voluto non conoscermi mai perché vorrebbe dire che io avrei ancora mio fratello, io dico sempre che mio fratello è la persona che mi voleva più bene di tutti in assoluto, era quello che anche nei suoi momenti bui mi chiedeva sempre: Ila, ma tu sei felice? Ecco, io voglio pensare, mi piace pensare che Stefano se n'è andato ma ha pensato a me ancora una volta, non mi ha lasciato da sola. Mamma mia. Vari commenti a fronte della sentenza. Lo volete risentire, Salvini? Ce lo risparmiamo? No, io... Anche no. Anche no? Anche no. Però chiedo ad Ilaria Cucchi, siccome lo dico per chi ci segue da casa, insomma, poi io ho avuto modo di intervistarlo, Salvini, anche su questo punto. Io ho chiesto come faceva a tenere insieme le due cose, mi ha detto no, ma certo sono separate. Quindi, ecco, questo glielo faccio sentire. La risposta che ha dato a me, perché Salvini aveva detto, Alessio, precisamente? Va detto, sono vicino alla famiglia Cucchi, ma la droga fa sempre male. La droga fa sempre male. Aveva legato le due cose. E fatemi sentire cosa ha detto a noi Salvini a questo proposito. Ilaria Cucchi ha detto che la querelerà. Me ne farò una ragione, mi spiace. Lei ha detto la droga fa male. E lo ribadisco. Però lì c'è una sentenza in cui... No, ma attenzione. Ci sono delle responsabilità. Chi ha sbagliato paga, con la divisa o senza divisa. Solidarietà umana a chi ha perso un fratello, un figlio, un amico. Poi mi chiedevano scuse per errori commessi da altri, per violenze commesse da altri. Io mi scuso per se sono violento io con qualcuno, non se qualcuno commette un errore. Detto questo, siccome c'è un clima di permissivismo, come che qualche droga faccia meno male di altre droghe, io su questo sono assolutamente intransigente. La droga fa male, sempre e comunque. Anche se i due casi comunque è d'accordo che vanno divisi. Certo. Penso anch'io, da mamma, io sì, penso però... che la droga fa male, ma comunque non c'entra nulla col fatto che quel giorno... Che voi l'avete querelato, no? Sì, nel giorno così importante per noi, nel giorno in cui finalmente, dopo anni e anni, c'è stata una vittoria, che un po' non si può definire vittoria, un risultato, non solo per la famiglia Cucchi, non solo per l'avvocato Anselmo, ma per tutti i cittadini che hanno bisogno di poter continuare a credere nella giustizia e nelle istituzioni. Ricordiamo Salvini, che Stefano era nelle mani dello Stato, perché questo è il punto, no? Era nelle mani dello Stato e non è più tornato a casa, quindi... Se posso dire... Ma perché Salvini usa queste parole? No, perché evidentemente ritiene che sia pericoloso essere arrestati. Perché se per la morte di Stefano Cucchi mi dice che la droga fa male e ne parla in funzione della responsabilità per la sua morte, cioè io non mi spiego questo tipo di messaggio. Cioè la droga fa male perché? Nella morte di Stefano Cucchi cosa c'entra la droga?
per il suo arresto. Allora si vuol dire che il suo arresto è pericoloso, è stato pericoloso per la sua salute? Cioè, non capisco. Cioè, questo è un messaggio che è chiaro che vuole essere un messaggio subliminale, nel senso di proporre ancora una volta una responsabilità a capo di Stefano. Era un drogato e quindi è morto perché era un drogato. Però è imbarazzante perché sono state condannati per la sua morte due carabinieri che hanno arrestato. Chiarissimo che il contesto quindi è quello che è, che è arrivata una sentenza. Se tu mi dici che la droga fa male ed è pericolosa, io ti dico, ma scusa, che cosa vuoi intendi dire? Che è pericoloso essere arrestato? E che quindi lancia un messaggio di questo genere? Ilaria, mi fate vedere la copertina del libro su tutta questa vicenda. Com'è che si chiama il libro? Eccolo là, Il coraggio e l'amore. E c'è una Ilaria, tra l'altro è un murales quello, no? Cioè l'immagine ripresa da un artista che aveva fatto questo murales. E c'è Ilaria che sembra una guerriera. Ora io non so se Ilaria Cucchi si sente una guerriera, si sente un'eroina. Però, allora, diciamo, in questi 10 anni c'è una cosa che le manca più di tutto di Stefano? Una cosa. Ah, sono tante che non le è mai cose cambiata. Mancano di Stefano. Mi manca il suo sorriso, mi manca il suo abbraccio, mi manca la sua voce. Delle volte, di soprassalto, mi rendo conto che forse un giorno dimenticherò la voce di Stefano. Oppure penso che l'ultima voce che noi possiamo ricordare di Stefano è quella con cui hai aperto questo nostro incontro. L'ultima voce e le ultime parole che Stefano ha pronunciato di fronte a qualcuno, perché poi è stato portato in carcere, è stato posto in una sorta di stato di isolamento, anche se così non era. Magari ha parlato con altre persone, tante in realtà, quelle che ha incontrato in quei giorni, che non hanno avuto la capacità di guardare oltre il pregiudizio, perché probabilmente si sarebbe potuta... Il coraggio e l'amore è un pezzo di strada lungo, fatto e fatto anche insieme. Ci colleghiamo niente di meno che con Singapore e ci colleghiamo con una persona che si è specializzata in un lavoro particolare, e cioè risolve i delitti. E risolve i delitti grazie alla sua competenza. Sto parlando di una scienziata forense. Ve la faccio conoscere dopo questo breve servizio. Qualcuno è arrivato a scrivere che davvero poche cose nella vita possono provocare emozioni, ambizioni, appetiti, quanto riesce a fare l'entomologia, cioè lo studio degli insetti. Quel qualcuno è Vladimir Nabokov, autore di Lolita, certo, ma pure entomologo indefesso. Cosa c'è di straordinario in una farfalla? Può provocare un uragano con un battito d'ali, si dice. Un insetto può pure finire fritto o in un involtino. Ma c'è di più: una mosca, farfalla, ragno o crostaceo possono scovare un assassino. Entomologia forense si chiama così la disciplina che usa gli insetti come detective. Tra i padri lontani di questa branca c'è un italiano del 600, Francesco Redi, poi Jean-Pierre Mignon, 2 secoli dopo, e oggi la disciplina è sbarcata dalle accademie a fiction come RIS o CSI. Per dire cosa? Che una farfalla, o chi per lei, può suggerirci i tempi di un delitto, se il corpo è stato spostato oppure no. Il tasso di umidità che attira un insetto ci dice se la ferita è da taglio. Che si tratti di un omicidio o di una truffa alimentare, l'entomologo forense sa che il diavolo sta nei dettagli e quindi la soluzione nelle piccole cose, quelle che ronzano, volano e bisbigliano indizi. Allora saluto, è collegata con noi da Singapore, Paola Magni, scienziata forense. È un piacere averla con noi a Tagadà. Mi ricorda dov'è che insegna esattamente? Allora, io sono alla Murdoch University, che ha un hub in Perth, in Western Australia, e un altro in Singapore, e oggi sono in Singapore. E oggi è a Singapore. Le chiedo, entomologia forense significa che... Significa che io mi occupo degli insetti che vengono a trovarsi in questioni legali.
che non significa soltanto situazioni delittuose, quindi la presenza di un cadavere o di una carcassa animale, ma insetti che si trovano quando c'è una questione legale. Può essere il famoso scarafaggio nel panino, o può essere una questione di biosecurity, quindi sicurezza anche della famosa border security che noi vediamo quando accendiamo la televisione, c'è questa... questo Real TV che ci fa vedere che cosa succede al confine con l'Australia, non si può entrare con certe cose, bisogna fare super controlli, chiaro, eccetera. Però veniamo a quella cosa, diciamo, dei delitti, no? Adesso, lei non ha bisogno del corpo, o sì? Dipende. Allora, chiaramente avere il corpo permette di ottenere molte più informazioni perché si comunica e collabora con diverse figure sulla scena del crimine, quindi il patologo forense, il medico legale, il tossicologo, la polizia o i carabinieri, eccetera. Quindi più indizi ci sono, più c'è possibilità di risolvere diciamo il caso. Però diciamo che se c'è il coltello non chiamano lei, se invece non c'è il coltello magari lei può riuscire ad avere delle informazioni da cose che gli altri neanche noterebbero, è corretto? È corretto, perché in alcune circostanze sappiamo che il cattivo, diciamo, chi commette il delitto va poi a nascondere il corpo. Se questo corpo viene nascosto immediatamente, il processo di decomposizione inizia, il corpo viene spostato dopo, gli insetti sono già presenti, ma di solito il cattivo sposta il corpo, non gli insetti. E dagli insetti rimasti sul luogo si può risalire alla presenza di quel famoso corpo che era lì, perché il DNA del soggetto è ancora all'interno degli insetti che sono sulla scena. Senta, dottoressa Magni, però io le voglio dire una cosa. No, lei si è scelto un mestiere un pochino particolare. So che ha studiato a Torino, è corretto? Si è laureato corretto. A Torino. E poi è andata via, poi adesso ci racconta anche come è andata via e come è arrivata a Singapore. Però... la domanda vera che mentre leggevo di lei mi facevo è: lei fa tutte quelle cose che normalmente uno si risparmia volentieri. Allora, è una patologia la sua? Cioè, come è successo? Beh, il fatto che nessuno voglia fare quello che faccio io mi permette di lavorare bene certo, e dappertutto. Cioè, quello le consente. Giustamente, ha una prateria davanti a sé. È corretto. Ascoltavo prima i discorsi che facevate con le persone della Whirlpool. Io non vorrei fare il suo di mestiere a cercare di gestire una situazione di questo tipo. I miei insetti sono magari brutti, magari un po' viscidi, però risolvono i crimini. Quindi in realtà lavoro con delle cose che da una parte sono meravigliose. Io lavoro con la natura. Guardi, le voglio dire che anche il mio di mestiere è meraviglioso perché conosco tante persone che mi porto poi dietro anche nella vita reale e non so, le faccio un esempio su tutti, Maria Rosaria, Gianluca, visto che lei ci ha seguito, sono persone che noi invitiamo ma perché un po' la loro storia e la loro battaglia è diventata la nostra e non lo dico in maniera retorica, quindi... diciamo, lei c'ha i suoi insetti, io ho le mie persone. Siamo contente tutte e due, mettiamola così. Senta, come ci è arrivata in Australia? Allora, io ho studiato a Torino, ho studiato per la mia laurea in scienze naturali, ho continuato a lavorare con il sistema sanitario nazionale in obitorio per alcuni anni, ho avuto alcuni contratti per lavorare. E poi ho iniziato un dottorato di ricerca, ma già al tempo mi trovavo nella posizione di essere io l'unico esperto in Italia che faceva un certo tipo di cose. E di conseguenza mi sono trovata nella posizione di dire ma io qua non sto imparando niente. E quindi ho fatto in modo di andare all'estero, andare in Australia, in particolare a Perth, dove c'era il centro di scienze forensi forse migliore al mondo al tempo in cui si studiava l'entomologia forense. Sono stata accolta dal direttore, un altro entomologo forense bravissimo, era il mio eroe sui libri, e sono andata a imparare, di più, e poi mi hanno offerto un lavoro lì e sono rimasta. Bellissima storia di prestigio e di qualità italiana, che ogni tanto ci piace raccontarle perché noi siamo anche questo. Mi dice la sua prima volta sul campo? Sul luogo del delitto, dico, sul luogo del crimine. La prima volta, sì... ho ricevuto questa telefonata in un pomeriggio d'estate, tipico periodo in cui si vengono a ritrovare i corpi in avanzato stato di decomposizione a Torino. È un momento strano perché aspetti quella telefonata ma poi realizzi quello che sta per succedere, che sarai poi
se devi prendere la responsabilità di gestire un caso per la prima volta e tutto il resto. Quindi il panico, la paura di quello che sta per succedere. E poi si arriva sul luogo e passi da essere... Beh, è come stare nella camera operatoria per il chirurgo, immagino, sì, no? Poi esatto, ad un certo punto cominci ad operare. Sì, diventa proprio la mente, diventa bianca e inizi a pensare soltanto quello che devi fare, chiaro. Vedi le cose in maniera estremamente oggettiva. Senta, anche ma ci sono degli insetti che lei preferisce? Insetti cioè che danno più informazioni di altri? Ci sono degli insetti che sono un pochino più, se vogliamo, classici, presenti nella maggior parte delle volte, che ci permettono di dare delle informazioni perché c'è tanta ricerca fatta già su questi insetti in molte parti del mondo. Però poi ci sono quelli che non ti aspetti e che ogni tanto possono essere presenti e che sono quelli che ci danno delle informazioni perché stranamente sono lì. Perché stranamente sono lì? Certo. Che cosa ci vogliono dire? Cosa ci stanno raccontando? Senta, è vero che lei ha ispirato una serie televisiva? Non così tanto, ho ispirato un personaggio della serie televisiva. Un personaggio della serie televisiva, ma io mi accontenterei, diciamo. Già mi pare una cosa rilevante, direi. Sì, il personaggio in questione è l'entomologo forense che lavorava presso i RIS di Parma e poi i RIS di Roma nella serie RIS dei Liti Imperfetti. All'inizio è stata semplicemente una chiacchierata con i produttori e gli scriptwriters e io chiacchiero quando si tratta di chiacchierare delle mie cose. Ci sono tantissime cose che gli insetti ti possono rivelare e quindi... Senta, le chiedo da ultimo, so che lei ha una bimba piccola, è così? Giusto, sì. Come si chiama? È Lara. E lei gira il mondo, ha una bimba piccola, ha un marito che lavora anche lui? Sì, in Australia. È più facile o più difficile con un mestiere come il suo fare tutto e tenere tutto insieme? Rispetto ad un altro lavoro, intendo. Nelle famiglie ci sono sempre difficoltà e tutto sta nella comunicazione, nel supporto a vicenda, nel capirsi, nel rispettarsi e nel capire che ci sono dei momenti, dei momentum in latino si dice, per una delle due persone. Quindi, e quindi se è il mio momento mi dai una mano. Esatto. Senta Paola, buona vita davvero e grazie per essere stata con noi. Adesso però voglio mostrarvi una immagine. Voglio mostrarvi una nave, eccola là, io la vedo di fronte a me, non so se la vedete già voi anche a casa, è una grande nave che buca il paesaggio urbano di Venezia e che occupa lo sguardo con prepotenza, direi. Secondo me questa fotografia è assai potente perché insieme è poetica ed è però anche una denuncia. A scattarla, il nostro ospite... lo dico senza retorica, speciale, veneziano, anche se adesso vive a Milano, infatti è collegato da Milano. Do il benvenuto a Gianni Berengo Gardin, ben trovato. Buonasera, buonasera. Come sta? Che bello che ci è venuto a trovare. Tira avanti. Si va avanti? Senta, io insieme a lei vorrei rivedere non solo Venezia, Venezia di prima, Venezia di adesso, attraverso, diciamo... la sua capacità di fermare i momenti, no, con la fotografia, però vorrei anche parlare un po' di lei, se è possibile. Lei che è considerato uno dei più grandi fotografi, non solo italiani, ma nel mondo. Aspetti, com'è che l'hanno definita? L'Henri Cartier-Bresson italiano? Le piace la definizione? Ma la definizione è anche troppa, ma io in realtà non sono il Cartier-Bresson italiano, sono il Willy Ronet italiano, che è un fotografo francese, era un fotografo francese molto più conosciuto di Douaneau in Francia, dal quale nel 54 io ho imparato tutto quasi. E però lo vede che la Francia c'entra sempre in qualche modo, la Francia in generale, Parigi in particolare, mi racconti, quando è che capisce che vuole fare questo mestiere qui, quest'arte, mi verrebbe da dire? Ho fatto 6 anni il fotoamatore, il dilettante.
Poi, siccome non avevo voglia di studiare, poi me ne sono pentito amaramente, ma quando avevo 20 anni non avevo molta voglia. Mio papà, che era un papà di una volta, mi ha detto: o studi e ti mantengo, o non vuoi studiare e ti allora arrangi. Vai a lavorare. E allora sono andato a Parigi, ho fatto il cameriere, poi ho lavorato alla reception di un albergo, però avevo la fortuna di lavorare dalle 5 di mattina a mezzogiorno. E in quegli anni, parliamo del 54 circa, avere un pomeriggio libero a Parigi era una cosa fantastica. Era una bella fantastica storia, certo. Senta, Berengo, non so, magari mi sbaglio, no? Però nel guardare le foto, nel preparare questo incontro con lei, quello che io ho pensato guardando lei, vabbè, ma queste non sono fotografie, non sono solo fotografie, sono documenti. Sono pezzi di un racconto, anche del racconto di come evolve una società, dei vizi, dei difetti, delle qualità di un paese. E quindi magari appunto poi mi dice se mi sto sbagliando. E quando abbiamo cercato di mettere insieme le foto, so che lei, alla mia redazione, ha detto: beh, se io devo dire quali sono i filoni, le questioni che mi hanno appassionato di più, ne cito fondamentalmente due, così io poi vorrei mostrarle a casa. I manicomi e gli zingari, così ci ha detto. Perché questi due racconti, diciamo, questi due documenti? Ma perché, essendo io, avendo avuto una gioventù di sinistra, mi interessava molto l'aspetto sociale della fotografia. E quindi ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita grandi uomini come Franco Basaglia, Cesare Zavattini, Renzo Piano, che mi hanno fatto lavorare, e ho potuto in questo caso lavorare sui manicomi, fare un libro di denuncia. E come poi ho fatto il libro di denuncia delle grandi navi, di trattamento degli zingari e tanti altri. Senta, lei però dice sostanzialmente: io ho avuto la possibilità nella mia vita di incontrare, no? Di fare incontri che sono incontri importanti, che sono incontri con chi in un paese può cambiare le cose, perché sono incontri con intellettuali, con uomini di grandissima qualità. Oggi io so che lei è un osservatore assai attento. Secondo lei c'è una classe dirigente o anche un gruppo di persone, di intellettuali capaci di incidere sulla società? Ma penso di sì. Io ormai sono in pensione, non posso, mio malgrado, più frequentarli, però allora c'era Pasolini in questa fotografia, già c'è al Festival del Cinema di Venezia, c'è Pasolini, c'è due o tre registi. Ma poi lei ha fotografato Zavattini a Luzzara, no? In provincia di Reggio Emilia. Ho fatto un libro sul suo paese, perché Zavattini, Basaglia e tanti altri erano dei grandi intellettuali, anche non solo conoscenti, erano amici, e quindi abbiamo potuto sviluppare delle fotografie che erano non solo gli aspetti professionali, ma anche i rapporti d'amicizia. Senta, perché sempre il bianco e il nero? E adesso poi arriviamo a Venezia, eh? Il bianco e nero perché, per due motivi. Io nasco con la televisione in bianco e nero, col cinema in bianco e nero,
tutti i miei maestri di fotografia, il 99% erano fotografi di bianco e nero. E questa è, io ho succhiato latte fotografico in bianco, bianco e nero e quindi non potevo che fare in bianco e nero. Poi, ma perché... c'ha una qualità in più il bianco e nero? Ha una potenza maggiore? Ha una potenza maggiore perché il colore distrae, distrae chi fotografa, ma soprattutto chi guarda. Guarda. Mm. Se io fotografo lei, se un fotografo lei in bianco e nero... Guardi che se lo dice un'altra volta io la considero una promessa e dopo sono guai. Se fotografo lei a colori vedo subito la camicia colorata forte e non vedo il viso. Se la faccio in bianco e nero la camicia sparisce, scompare, diventa, certo. diventa grigia e mi risulta il suo volto. Quindi il bianco e nero è più, per il mio genere di fotografia, ben certo, si intende, certo. è più efficiente. E andiamocene a Venezia, il bianco e nero su Venezia. Lei è stato tra i primi a denunciare l'incompatibilità di quei mostri a, a più piani, altissimi, enormi, non lo so, due volte il Palazzo Ducale, una cosa del genere, con la città di Venezia. Sì, sì. Che cosa la colpisce di più e che cosa la offende di più di queste navi? Ma io ho fotografato queste navi perché come fotografo mi disturbava l'impatto visivo che aveva quella città. Poi naturalmente queste navi hanno molti altri problemi di inquinamento atmosferico, di inquinamento della laguna, perché muovono masse sì, d'acqua certo. enormi. Ad ogni modo, io ho fatto questo lavoro per gli amici del comitato No Grandi Navi. Il comitato No Grandi Navi non è che non voglia più le navi a Venezia, vuole solamente che facciano un altro sì, giro. Sì, sì, un altro per percorso, arrivare, ne abbiamo parlato più volte anche in questa trasmissione. Arrivano adesso. Chiaro. Senza passare per Bacino San Marco e il canale della Giudecca. Allora, vorrei mostrare a casa anche le foto della Venezia che era, perché Berengo Gardin l'ha fotografata tanto Venezia, quindi la gondola, non so, ma anche diciamo gli anni 60 e l'acqua alta di una volta, che forse, chiedo però Berengo, era diversa dall'acqua che abbiamo conosciuto qualche giorno fa a Venezia, mi dica lei. Ma l'acqua alta era un fenomeno quasi normale per i veneziani, quando era bassa. Per i turisti era un divertimento. Oggi non è più un divertimento, è una tragedia, perché arriva a quote incredibili di altezza e quindi crea danno alla città, ma anche ai negozi, alle persone. Non so, le dico un esempio, il caffè Florian, il caffè storico di Piazza San Marco, l'acqua non arrivava mai perché è un po' più alto rispetto alla piazza. Questa volta è arrivata all'interno, ha sollevato i pavimenti, perché in legno. Come no, come no. Lo abbiamo raccontato ovviamente, perché come dice lei è una ferita per tutto, per tutti, ma certo. anche per il nostro immaginario, perché Venezia è parte di ciascuno di noi. Esatto. Allora, chi ha la possibilità di venire nella capitale, dove io mi trovo, non Berengo Gardin in questo momento, ha però la possibilità di visitare la mostra di Berengo proprio su Roma, che è installata al Casale di Santa Maria Nova, già da fine settembre fino al 12 di gennaio, mi faceva piacere ricordarlo.